Eccoci e bentrovati alla nuova puntata di Flash Giovani Live, il nuovo progetto del portale Flash Giovani del Comune di Bologna dedicato ai giovani. Saluto e ringrazio Fabrizio Colliva, la regia. Oggi parliamo di giovanissimi e integrazione. Do il benvenuto a Katia, la mia collega di Flash Giovani, e parleremo appunto di giovani, giovanissimi. Con Marta Laimo del progetto Riesco, ciao Marta, Ciao. e ci confrontiamo anche con Manuel Simoncini in arte chiodo, ciao Manuel. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, ci vediamo e ci sentiamo tutti perfettamente. Katia. Ciao Serena, grazie. Io volevo iniziare subito entrando nel vivo. Chiedendo un po' a Marta se le va di raccontarci del centro Riesco. Ok, il centro Riesco fa parte del comune di Bologna, un centro di documentazione intercultura dove avvengono attività di formazione, dove c'è una biblioteca che è all'interno del CD Lei e per il quale noi che siamo una, diciamo un gruppo, un'associazione di cooperative, svolgiamo la Summer School che è la scuola estiva che si svolge ormai da più di 10 anni. Chiaramente quest'anno si è dovuta un po' ripensare, riadattare alle esigenze sanitarie di questi ultimi mesi. Si tratta di una scuola di italiano per studenti stranieri, di diciamo preadolescenti e adolescenti, quindi andiamo dai 13 ai 16-17 anni circa. Quest'anno, come dicevo, abbiamo dovuto ridurre di molto i gruppi, quindi invece di avere un'unica grande scuola con 70 studenti che stavano sia al mattino che al pomeriggio, abbiamo dovuto diciamo, spargerci per la città anche per farli spostare il meno possibile e abbiamo 6 piccole scuole estive con gruppi che vanno all'incirca. Sono all'incirca di 10 studenti e abbiamo privilegiato soprattutto gli studenti NAI, cioè gli studenti nuovi, cioè i nuovi arrivi in Italia, studenti che si sono da poco trasferiti in Italia e che quindi hanno una bassa conoscenza ancora della lingua italiana e che soprattutto risentono più che mai quest'anno di questi 3 mesi senza scuola, senza amici, senza socialità e senza tutto quello che comporta. Beh, sì, perché i vostri ragazzi sono arrivati da meno di un anno e sono da 4 mesi chiusi in casa, quindi le difficoltà sono maggiori. Ma Esatto. ieri noi ci Va siamo bene. venuti a trovare, ah, scusami, ci siamo venuti a trovare e quindi volevamo mandare un girato dal nostro regista Fabrizio, dove abbiamo chiesto ai vostri ragazzi di raccontarsi un po'. Vieni Bangladesh. Io vengo dal Pakistan, io sono in Italia un anno. Pakistan. Pakistan. Quale città? Città Gujarat. Ah, Gujarat. Gujarat è il giardino del Pakistan, the garden, vero? Vengo dalle Filippine e sono venuto in Italia per un anno. Parla italiano. Sì. Prova, prova, prova. I have a classmate from Bangladesh, Filippine and also in Pakistan. Non c'è anche una ragazza del Marocco? Ah sì, ho sono rocco. Marocco, Marocco. Marocco. E la festa Eid? La festa Sì. Eid c'era Ramadan durante la festa. Ah, Scusami, sì. c'era il Covid durante la festa? Quindi No. non avete potuto fare. No, no. Sempre Peccato. casa. Tutti a casa. Sì. Anche a Io ho casa. fatto casa nel lockdown, studiare italiano, studiare matematica. Matematica. Abbiamo fatto la didattica in distanza e non so, non ho fatto niente. Fare le verifiche online. I watch films in Netflix, Film. giocare videogames like PUBG, I cook, Cucinato. sì, Filipino dishes, cucino la pasta sulla. Sì.
pan, sauce. Le paste, le pizze, con mamma e la mia sorella. Adobo, menudo, alderetta. Tutti mangiano adobo nelle Filippine, sì. No? E cosa c'è dentro? Dacci la ricetta. Pollo, sì. Aceto, acqua. E... Hai letto carne di maiale anche? Sì. Salsiccia, sì. Mi piace molto. Here in the course we do some drawings. Disegniamo qualcosa per il Covid. E mascherina. Mascherina, metti la mascherina. Un metro di distanza. Metti la mascherina. E in arabo com'è? Okay. Metti la mascherina? Dal kine. In che lingua è scritto il vostro cartello? Italiano, inglese, urdu, arabo, bengalese. Wow. Sono due torri. Due torri? Sì. Ma invece che essere? Sì, non è vicino. Come sono? Sì, scriviamo... come scriviamo? Dillo in inglese. Non mi ricordo. Mantieni la distanza? Sì. Sì? Quello. Grazie ragazzi. Insomma, ieri abbiamo toccato con mano la difficoltà di relazionarsi con questi ragazzi che, insomma, a stento capivano quello che gli dicevamo e riuscivano a esprimersi, insomma, quindi è una bella sfida quella in cui siete posti, insomma, insegnare l'italiano quando sostanzialmente non riescono neanche a comprendervi, no? Uh-huh. E ti volevo chiedere, Marta, mi senti, sì? Sì, sì. Ok, ti volevo chiedere, ieri ho assistito un po' a un piccolo evento, visto che chiedevi di scrivere in arabo i nomi tuoi e di tua figlia a una ragazza che era, mi sembrava anche abbastanza timida, quindi... ho notato che, insomma, bisogna essere molto vivaci, curiosi e soprattutto starli sempre dietro per riuscire a relazionarsi. Ti volevo chiedere, hai un evento come questo qui che è successo ieri, un piccolo episodio che ti va di raccontarci che un po', insomma, ti ha reso anche fiera di questi tuoi lavori negli anni sull'integrazione? Ma in generale è un lavoro estremamente gratificante, è un lavoro di cui è molto chiaro il senso, il fine e si vede, si raggiunge, non lo so, potrei citare alcuni dei miei studenti, non per merito mio, ma si sono laureati in Italia essendo arrivati da adolescenti e quindi come dire, con un livello linguistico come quello che avete visto nel video. Anche riguardo questo, il fatto di chiedere come si scrive il mio nome piuttosto che quello di mia figlia in arabo, la verità è che ormai l'ho imparato come si scrive il mio nome in arabo, perché dopo tanti anni che me lo sono fatto, quel poco l'ho capito anch'io. Quello che per me è importante è che in quei gesti molto semplici cerchiamo di trasmettere soprattutto ai ragazzi, ma in qualche modo, insomma, mi fa piacere che tu l'abbia notato e che l'abbia visto, è cercare di valorizzare quello che queste persone sanno, perché siamo sempre tutti molto concentrati su quello che non sanno. Non sanno l'italiano, non riescono a capire, non riescono a fare, non... è sempre un non, no? È sempre diciamo, c'è sempre una negazione davanti. In realtà queste persone sanno un sacco di cose, semplicemente non sanno la lingua italiana, così come tanti di noi. Non parla arabo, cinese, inglese, come spesso si sente in tanti ambiti. Quindi per noi la cosa importante, quello che anche da qui vedo, abbiamo questi cartelli Covid che, diciamo, è un po' il leitmotiv di tutte le vite di tutti noi in questo periodo, per noi era importante fargli anche nelle loro lingue. Proprio perché si parte da quello che loro sanno e da quello che loro sono, non sempre da quello che a loro manca, perché è molto frustrante passare il tempo a parlare di cosa ti manca invece di che cos'hai. Sì, 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 ho notato anche che cerchi in qualche maniera di far esprimere nella loro lingua madre,
una cosa che spesso è demonizzata, comunque invece loro sono molto liberi di riuscire a provare a comunicare come riescono, insomma. Assolutamente, lingue delle quali io purtroppo, mentre appunto il mio nome è semplicemente imparato a scriverlo in arabo, tutto il resto mi manca, quindi io non capisco, spesso non so se loro mi stanno, ma il messaggio che dietro è quello, appunto quello che ti stavo raccontando, cioè c'è qualcosa che voi sapete, c'è qualcosa che voi sapete che io non so, io e tutte le che lavorano con me, e questo qualcosa è importante, si cerca di valorizzarlo. In più, come dicevi, questa questione della lingua madre, che spesso viene chiesto di dimenticare, accantonare, mettere sotto per spazio alla lingua italiana, in realtà non è assolutamente necessario, nessuno di noi ha bisogno di dimenticare la propria lingua, imparare una lingua straniera, anzi con più sei diciamo strutturato nella tua lingua madre, con più è facile imparare una lingua, diciamo se hanno alle spalle un percorso scolastico solido nella loro lingua, riescono molto più facilmente anche a impararlo, quindi il tentativo è proprio quello di come dire, dirgli che la loro lingua vale, che ha pari... Ti ringrazio Marco. È stato bello, diciamo, venire un po' così in punta di piedi a trovarvi e vedere quello che fate, e complimenti per il lavoro, insomma, che fate ogni giorno qui a Bologna. È importante, è una città così multiculturale. Io ti ringrazio e ti saluto, e grazie mille. Grazie a voi, ciao, arrivederci, ciao. Tra l'altro, quindi abbiamo capito che loro utilizzano, diciamo, un'ottica che non è quella dell'assimilazione, ma dell'integrazione, quindi partendo da quella che è dalla peculiarità, dal valore aggiunto dei ragazzi, che viene appunto inteso come un valore, si cerca poi appunto di passare al passo successivo, che è quindi quello di integrarli a partire però dalla loro insomma, origine. Infatti, mi dicevate che avete capito ieri che non seguono neanche i programmi ministeriali apposta per cercare di mettere i ragazzi, insomma, a loro agio e seguire un po' quelle che sono anche le tempistiche di ciascuno. Katia, io direi a questo punto, se vogliamo un po' sentire anche Manuel, quella che è la sua esperienza qui a Bologna. Ciao Manuel. Non hai bisogno di presentazioni, anche tu hai lavorato, insomma, con la Summer School, hai collaborato col Centro Riesco, e insomma, cosa fai? Tu tieni i laboratori musicali di rap per adolescenti, per stranieri, e ci vuoi raccontare un po' quello che hai fatto in questi anni? Certo, allora, io tengo laboratori, come? Io tengo laboratori di rap sia per ragazzi stranieri che per ragazzi anche italiani, insomma tengo laboratori di rap in vari contesti, sia in contesti scolastici, quindi anche in contesti formali durante le lezioni come laboratorio di comunicazione, che in centri giovanili e altre situazioni anche nel pomeriggio appunto. Questi laboratori che faccio, per esempio con la Summer School abbiamo avuto una collaborazione di diversi anni, penso mi sembra 8-9 anni, qualcosa del genere. Questi laboratori che faccio spesso sono indirizzati a gruppi misti, quindi in cui ci sono sia ragazzi che conoscono molto bene l'italiano che ragazzi che hanno difficoltà oppure che comunque sono in Italia da poco tempo. Diciamo che spesso mi capita di lavorare con ragazzi che sono arrivati in Italia da poco tempo, soprattutto nelle scuole, in cui riesco ad avere dei rapporti più stretti perché comunque sono percorsi anche più lunghi rispetto ad altri. Poi quelli più interessati magari continuano anche in percorsi pomeridiani. Vuoi chiedermi qualcosa di particolare? Sì. Mi chiedevo, visto che ieri abbiamo notato molto l'ostacolo lingua e la difficoltà linguistica, il laboratorio presuppone una partecipazione molto attiva dei ragazzi,
e anche che insomma cantino, si esprimano. Come fai a creare un rapporto e fare in modo che loro partecipano quando magari delle volte a stento insomma ti capiscono, non riescono a parlare in italiano? Come fanno anche a esprimersi anche musicalmente, visto che non parlano la lingua? Allora, io credo che un buon laboratorio, che possa essere un laboratorio, un workshop sia di scrittura creativa, di rap, ma qualsiasi workshop artistico, debba essere ben strutturato e debba avere una struttura che sia una struttura adattabile, insomma, che non sia una struttura rigida, che sia una struttura fluida, che possa essere adattata a situazioni diverse e che soprattutto non sia qualcosa di frontale, ma che permetta ai ragazzi veramente di esprimersi e di esprimersi un po' al di fuori, sperimentandosi in situazioni che possono essere inusuali, no? Per riuscire a stabilire un contatto, io credo che un operatore innanzitutto debba saper essere, no? Debba sapersi porre coi ragazzi per quello che è e senza pretendere qualcosa da subito. Cioè, io ho la mia struttura, parto con una struttura che c'è, altrimenti non riuscirei ad arrivare all'obiettivo di scrivere, registrare e concludere una canzone insieme ai ragazzi. Però il processo creativo è sempre in mutazione e cerco comunque di utilizzare anche i media, ma in piccolissima parte, perché credo comunque che questo tipo di attività educative, artistiche, non possano prescindere dal rapporto umano, dal rapporto umano faccia a faccia, dalla scrittura sia individuale che collettiva, in cui i ragazzi veramente possano trovarsi attorno a un tavolo a scrivere insieme. E credo che loro debbano trovare nel mediatore, nell'educatore, un punto di riferimento, insomma, debbano avere fiducia, no? Perché è ovvio che se io mi presento e non so repare, non ho un background e non conosco l'arte, i ragazzi si fidano fino a un certo punto, magari posso essere anche bravo a gestire il laboratorio, però magari nel momento in cui gli fai vedere dei freestyle, gli fai vedere dei laboratori vecchi che hai fatto, anche dei risultati di ragazzi come loro che magari hanno cantato anche una volta sola, gli fai vedere degli altri video, dici guardate come anche altri sono riusciti a arrivare con un percorso come questo a un risultato fattibile. E poi è molto importante che ci sia un interesse, appunto. L'educatore, appunto, come diceva la collega prima, deve più che vedere i dis, cioè le cose che mancano ai ragazzi o le cose che non sono in grado di fare, deve saper vedere i loro punti di forza e saper far leva su questi punti di forza e deve saperli mostrare anche ai ragazzi. Questo è importante. Quindi, che loro riescano, diciamo, a individuare. Devi stimolarli costantemente e creare un legame che col tempo cresce, insomma, non è facile, visto anche l'ostacolo linguistico. Io avevo una curiosità, insomma, questi tempi sono un po' particolari e spesso vediamo diversi modelli televisivi, online, ormai i giovani insomma sono iperconnessi, che mostrano un po' questa opulenza. Io mi chiedevo, ma i giovani sono ancora interessati alla musica per la musica, come dire, riescono ancora a utilizzarla come sfogo per esprimersi senza avere solo modelli insomma di successo o utilizzarla solo in qualche maniera come un trampolino di lancio per redimersi, diciamo. Si riesce a fare ancora questo tipo di lavoro? C'è ancora interesse? Allora, io credo che ci siano vari interessi nei ragazzi a vari livelli e contemporaneamente, che possono essere anche discordanti, diciamo, no? A un livello più superficiale, magari, spesso i ragazzi ricalcano quello che vedono fuori, quello che vedono attorno, quello che sono gli esempi dell'ambito musicale di cui loro sono interessati. Quindi molto spesso ci sono ragazzi che, trovandosi a cantare o essendo interessati a questo, ricalcano gli stereotipi e
e appunto tutti gli slogan che vengono ripetuti all'infinito in molte canzoni. E andando più a fondo, facendo delle riflessioni più profonde con loro, mano a mano chiaramente, passo per passo, poi molto spesso si rivelano interessati anche a qualcosa di più profondo. Infatti questo tipo di laboratori vuole innanzitutto permettere ai ragazzi di appassionarsi alla scrittura, ma per quello che è, innanzitutto magari per trovare anche una valvola di sfogo nella scrittura, perché possa essere un percorso anche autoconoscitivo, anche perché nel momento una frase che dico spesso ai ragazzi è che se non sei sincero quando ti trovi davanti a un foglio bianco da solo nella tua camera, vuol dire che qualche problema con se stesso si ha ed è meglio un po' affrontare questo tipo di situazioni, perché già recitare costantemente può diventare qualcosa di pesante nella vita, figuriamoci se uno deve portarsi dietro un personaggio anche quando è da solo con se stesso davanti a un foglio bianco. E questo tipo di laboratori di scrittura vogliono proprio portare i ragazzi a trovare un rapporto con se stessi, a trovare un piacere nella scrittura che vada oltre l'utilitarismo, il materialismo e la mercificazione, che può essere anche la mercificazione sia del linguaggio che di qualsiasi tipo di... cioè ormai viene mercificato un po' tutto in una società così materialista. Quindi bisogna in qualche maniera anche educarli a quello che vedono, diciamo. Quindi sì, è un lavoro ancora costante anche sul mondo che li circonda. Io, Manuel, mostrargli esempi validi che siano alternativi e fargli provare appunto un'esperienza di soddisfacente. Che non sia quella per forza di dover ostentare soldi, di dover parlare delle donne in un certo modo, e di dover parlare di sostanze e tutti i discorsi che hanno già ripetuto altri. Infatti, Manuele, la cosa che mi incuriosiva, tu hai collaborato, si diceva prima, con all'interno comunque di queste Summer School, ti chiedevo se avessi notato delle differenze rispetto alla... perché questo discorso che mi hai fatto era una cosa su cui anche ci stavamo confrontando con Katia, circa eventuali preoccupazioni rispetto ai modelli, no? Sembra un discorso da vecchi, però effettivamente il mondo è cambiato rispetto a quando si sentivano il rap da piccolini. Ti chiedevo se tu hai notato delle differenze proprio dei ragazzi che arrivano qui e acquisiscono, cioè cercano di imparare, diciamo, quella che è la nostra cultura attraverso questi modelli, e se effettivamente se avevi una maggiore preoccupazione rispetto ai modelli che vengono acquisiti oggi. Ti chiedo una rapidità su questo, perché non abbiamo tantissimo tempo. Certo, cerco di essere rapido. Allora, questi modelli ormai girano in tutto il mondo. Quindi molti di questi ragazzi arrivano che i modelli già ce li hanno, non li acquisiscono in Italia, li acquisiscono prima. E questo tipo di modello non è solamente un modello musicale, ma è uno specchio della società in cui viviamo. Quindi se una persona cresce in questo tipo di società, poi in un contesto musicale in cui tutto viene amplificato, anche è normale ed è probabile che possano succedere queste cose. Mi preoccupano persone che magari arrivano, e ho visto spesso vari ragazzi molto talentuosi, non solo nel rap, proprio nella vita, che però magari hanno inseguito il sogno di far soldi in maniera facile, perché le vie facili sono un po' una chimera, rischiose perché ti portano poi a rinunciare a delle vie che in realtà ti servono realmente, perché se tu sei in Italia, sei in un paese, la lingua devi saperla, devi cercare di trovarti delle stabilità, poi le passioni chiaramente possono andare di pari passo e possono essere utili al tuo sviluppo personale, però non puoi rinunciare alle questioni importanti della tua vita per inseguire un sogno facile che è probabile che non riuscirai a raggiungere. Certo. Manuel, ma donne, ragazze, è un panorama sempre maschile? Ragazze ce n'è una percentuale molto bassa, quelle che ci sono ultimamente in Italia sono molto brave,
e ovviamente lo stereotipo e gli atteggiamenti dell'hip hop, del rap in genere sono particolarmente influenzati da una visione maschile e spesso maschilista, che si ripercuote anche sull'atteggiamento di varie ragazze che rappano, si ripercuote in vari modi diversi, diciamo. Quindi sono contento quando posso vedere delle ragazze, mi viene in mente Kenny Arcana, che è una grandissima artista francese che rappa in maniera impegnata, comunque femminile, e ci mette il suo senza dover aderire a certi argomenti, per far successo, per utilitarismo. Perfetto. Grazie mille Emanuel per essere stato con noi, poi sicuramente avremo modo anche di riconnetterci più avanti, perché ti seguiremo lungo tutti i tuoi progetti. Quindi ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Fabrizio, saluto Katia. Lanciamo come al solito la call per i giovani artisti, se avete voglia di stare in puntata qui con noi e raccontarci le vostre esperienze, se avete registrato appunto un pezzo, una performance, saremo lieti di ospitarvi. Questo è il nostro portale www.freshgiovani.it, se volete scriverci appunto potete farlo anche in forma giovani@comune.bologna.it. E prima di salutarvi volevamo darvi una piccola anticipazione di un servizio che vedrete domani sui nostri canali. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Che significa lavorare nel mondo del teatro? Che difficoltà si possono incontrare? E quali sono invece i lati positivi dell'intraprendere una carriera d'artista? A questi e ad altri grandi interrogativi hanno provato a rispondere il performer Giulio Santolini e la regista teatrale Yvonne Capece, che in queste interviste ci parlano delle loro esperienze da lavoratori del mondo del teatro, condividendo con noi e per i giovani desiderosi di prendere questa strada le loro personali e preziose riflessioni al riguardo. La scelta di fare arte nella vita piuttosto che non farla è una scelta politica. Ecco. Chi vuole fare il performer, il danzatore o l'attore deve confrontarsi con una sfida economica costante.